Signore Gesù Cristo. Il sacerdozio è un dono vivificante. Anche essere profeti di un mondo nuovo è un dono dello Spirito di Dio. Siamo stati chiamati ad implorarlo, ad accoglierlo e a collaborare con Lui. Ma non sarà mai opera del nostro sforzo né dei nostri talenti. Sarà sempre opera di Dio. Tra i doni profetici ricevuti dalla Chiesa all'inizio di questo secolo emerge Aparecida. La quinta conferenza generale è stato un tempo di grazia e un immenso dono di Dio per la Chiesa in Latinoamerica e nei Caraibi. Abbiamo voluto assumerlo con l'apertura di quelli che ricevono i progetti di Dio, svelati nelle voci dei tempi, e sono invitati a collaborare in essi con tutte le loro forze e tutto il cuore, seguendo i passi della Madonna che si è associata a Gesù nell'opera della redenzione. Chi vive la dimensione profetica del suo sacerdozio è cosciente del compito di trasformare la realtà materiale e il mondo spirituale perché siano sempre di più compenetrati di Cristo e del suo Vangelo. Perciò sentirà l'impatto esteriore e interiore del tempo, come un testo scritto da tante mani in cui si deve trovare la calligrafia di Dio, come la sfida di collaborare nella costruzione del regno. Chi vuol vivere come profeta sa che il Vangelo deve essere fermento dell'umanità. Come una vera via per essere fedele alla voce di Dio nel tempo presente, da decenni abbiamo percorso i tre passi: vedere, giudicare e attuare. Aparecida, in un clima di preghiera e fraternità, ha utilizzato anche questo metodo come un modo di situarsi davanti alla realtà completa e di capirla, come un'espressione di responsabilità per il mondo ed una risoluzione colma di speranza di accogliere i piani del Signore della storia e di collaborare con Lui. Il cammino dei tre passi si era rovinato con il passare del tempo, per vedere gli avvenimenti della storia e in tante parti si usavano soltanto misure sociologiche, economiche e politiche. D'altra parte, dove si era indebolita la conoscenza della parola di Dio e la luce della fede, il giudizio sulla realtà è risultato superficiale e parziale, per cui l'azione è stata unilaterale e attivista. Siccome la strada si è ridotta ad alcune delle sue dimensioni naturali, ha perso la sua visione e la sua forza profetica, la cui origine si trova solo in Dio. Aparecida ha ripreso la sua intuizione originaria. Chi guarda non può prescindere da Dio, guarda dalla fede. Per questo, come diceva Papa Benedetto da Aparecida, nella realtà incontra la realtà fondante, lo stesso Dio. Anche ciò che lavorano le mani umane, sia che collaborino con Lui o che lottino per distruggere il suo regno. Aparecida non si accontenta con giudicare quello che ha visto, esige da noi un profondo discernimento, in modo che nella vita quotidiana, dopo aver visto la realtà alla luce della provvidenza, valorizziamo i suoi germogli di vita e così troviamo il Signore che lavora e ci invita a piantare o costruire con Lui. Ma esige anche che giudichiamo secondo Gesù Cristo per superare i segni della morte, i collaboratori del capo della distruzione, la menzogna e l'odio. La carità e la verità ci lancia ad attuare, a contemplare ed ad intervenire nella storia. Contempliamo con meraviglia la sapienza e la bellezza dell'autore della vita e dei suoi piani di amore, come anche la dignità dell'essere umano e delle sue opere. E sentiamo la chiamata di Cristo che ci invita a intervenire con Lui nella storia, apprezzando i doni, i carismi che lo Spirito ci elargisce, e lavorando perché tutti abbiano
vita in Cristo, specialmente quelli che sono afflitti e oppressi o mancano dei beni spirituali e materiali per vivere con dignità. In loro è Cristo che ci chiama al suo servizio. Così le nostre opere avranno la fecondità di Dio e saranno profeticamente l'alba del domani. Deciso a rispondere alla voce di Dio nel tempo, uno dei fondatori dei movimenti del nostro tempo, il padre Joseph Kenderich, ci proponeva di vivere e lavorare con la mano sul polso del tempo e l'orecchio nel cuore di Dio. Raccomandiamo questo compito alla Vergine Maria, che conservava e meditava nel suo cuore quanto succedeva nella vita di Gesù, imparando così a collaborare con la nascita del popolo della nuova alleanza e di una nuova umanità. Grazie.